Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Final Fantasy Crisis Core Reunion e in questa videoguida andremo a completare l'ultimo capitolo, il numero 10. Lo andremo a fare al 100%. L'inizio del capitolo sarà questo qui, dopo una cutscene. Quindi voi andate avanti tranquillamente. Qui ovviamente scendete e una volta che siete arrivati qui, faccio vedere la mappa, vi faccio vedere esattamente cosa dovete fare. Ovviamente aprite tutte le casse, qui ci sarà la materia luminosa. Quindi queste le dovete aprire perché ci serviranno delle materia per andare a inserirle nell'ultimo altare per poter affrontare l'ultimo boss. Poi da qui dovremo interagire con questa lapide. Andiamo qui e prendiamo anche questa cassa. Ok, materia paradisiaca. Qui dietro ce ne sarà un'altra. Quella terrena. Andiamo su. Io cerco di camminare al lato per triggerare meno battaglie. Voi fatele, così aumentate di livello. Dobbiamo interagire con questa. Poi da qui torniamo indietro. Continuiamo di qua. E ci facciamo questo pezzetto. Io ovviamente cerco di evitare i nemici, come al solito. Andiamo qui. Apriamo questa cassa. Ci sarà un'altra materia. Ogni tanto qualche vuoto di memoria. Qui c'è un'altra lapide. Eccola qui. Poi tornate indietro. Sentite rumori molesti, è sempre Frixie. E con la scusa del mal di gola, dicendo mi hai attaccato il mal di gola, l'influenza, scarta caramelle mentre registro. Qui ci sarà un'altra lapide su cui interagire. Dopodiché entriamo qui dentro e apriamo questa cassa. Vi faccio vedere anche tutte le casse. Materia vitale. Interagiamo con questi fasci di luce e facciamo fuori i bruttazzoni che escono fuori. Lucifero G. Adesso io lo aro, voi farete un pochino più di fatica, ma insomma non sono complicati. Nella mia prima run sono andata abbastanza veloce. Un altro si trova da questo lato qui. Interagite sempre con questa luce. Se volete c'è anche la videoguida solo per questa fase qui. Se volete vederla più nel dettaglio la trovate sul canale. Ve la faccio rivedere così non state ad impazzire a fare avanti e indietro. Tanto è veloce e alla fine nel decimo capitolo c'è da fare solo questo. Qui andiamo a prendere un'altra materia. Qui se volete c'è un punto di salvataggio. Qui c'è un altro fascio di luce. Qui ce n'è un altro. Adesso andiamo a interagire. Qui c'è anche un'altra cassa. Fatemi controllare un secondo se mi sono persa una cassa qui, ma non credo. No. Qui possiamo andare a interagire con gli altri punti di luce. Uno è qui. I punti di luce sono 5 in totale. Si può saltare? Perfetto, così velocizziamo.
l'altro è qui. E che lentezza ogni volta, che cos'è? E poi c'è questo qui. E qui vi sbloccherà un trofeo di cui ovviamente non ricordo il nome, ma sbloccate un trofeo anche dopo aver fatto questo. Ora dovremo avere anche tutte le materie che ci servono da inserire nell'altare, quindi torniamo indietro. Qui, se volete continuare, ve lo faccio vedere al volo. E se volete potete andare anche nella prigione dell'oblio per andare a prendere dei materiali in più. Non è necessario in realtà, però se volete lo potete fare. E qui vi dirà: serve una chiave. La dovrebbero droppare i nemici. Quindi, esatto, abbiamo ottenuto una chiave della dea. Se volete potete aprire le celle, dove all'interno appunto troverete degli scrigni. Usate la chiave qui. E qui vi faccio vedere la mappa. Vedete tutto così. Qui semplicemente, se volete completarlo, è completamente opzionale. Non vi dà nessun trofeo, non vi dà nulla. Semplicemente dovrete aprire le celle dove ci sono gli scrigni, come in questo caso. Affrontare i nemici. E quindi ovviamente ucciderli per andare a trovare la chiave che vi porterà nell'altra zona. Quindi non evitate i combattimenti, ma affrontate tutti i nemici. In questo caso non ce l'hanno droppata, quindi dobbiamo continuare ad affrontare i nemici finché non trovate quello che vi droppa la chiave e continuate avanti, e così via anche per le prossime stanze. Non ve lo sto a far vedere tutto, proprio perché è una cosa opzionale che non vi dà neanche trofei, quindi sarebbe un'inutile perdita di tempo sostanzialmente, ma se volete farlo è molto semplice, il concetto è quello. Quindi adesso torniamo indietro. Alla fine, se andate a completare tutta quella parte, sbucherete dalla parte del Behemoth, quello che abbiamo visto che era chiuso in gabbia, dove c'era una delle lapidi, e facendo fuori lui arriverete direttamente davanti alla stanza del boss finale. Ma è cioè, praticamente la stessa cosa, quindi non cambia assolutamente nulla. Adesso noi andiamo di qui e arriviamo comunque davanti all'altare, dove andremo ad aprire la stanza del boss finale. Quindi qui. Ecco, sostanzialmente dopo arriverete da qui, ma non cambia assolutamente nulla. E qui andiamo a interagire e andiamo a inserire tutte le materie che abbiamo trovato. E dovremmo aver trovate tutte in teoria. Ed ecco qui, una volta inserite le 7 materie, si aprirà il portale per andare ad affrontare il boss finale. Prima di andare ad affrontare magari il boss finale, fatevi tutte le missioni secondarie che avete. In maniera tale da andare a completare tutto al 100%. Vi mettete qui, salvate.
E se poi volete, magari prima vi affrontate il boss, poi dopo vi ricaricate la partita e vi finite tutte le missioni secondarie che non avete fatto. Oppure prima fate questo e dopo andate ad affrontare il boss. E non cambia assolutamente nulla. Se avete seguito passo passo la nostra guida, avrete completato tutto al 100% e non avrete problemi a sbloccare il platino in un'unica run, oppure a sbloccare quei trofei che avete saltato inconsapevolmente. Detto questo, giovani, vi ricordo che sul canale trovate tutte le videoguide anche per andare a maxare le materia, per andare a farmare gil velocemente, per andare anche a maxare il livello delle materia e dell'OMD. Quindi sul canale trovate tutto, dove trovare alcune vocazioni, perché quelle si troveranno tramite alcune missioni sul canale, trovate tutto. Quindi mi raccomando, se avete problemi scrivetecelo nei commenti, vi linkiamo il video di riferimento. E detto questo, come al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno. Vi ringraziamo per averci seguito e per il supporto che ci date. Mi raccomando, lasciate un like e condividete se vi è piaciuto il video e vi è stato utile. Grazie mille per averci seguito e finalmente abbiamo platinato anche Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, e ci vediamo al prossimo video.